Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Ancora un tempo piuttosto uggioso, tempo diciamo quasi autunnale, visto che il freddo ormai è sparito da diversi giorni dall'Italia, dalla nostra regione. E ieri è piovuto tanto su diverse aree, soprattutto le aree ioniche della Basilicata. È nevicato anche tanto in montagna, ma a quote piuttosto alte. La neve ha oscillato tra i 1400 e i 1500 metri. Diciamo che intorno ai 1800 metri sono caduti anche 20 centimetri di neve fresche, ma insomma la situazione della neve per gli impianti da sci è proprio al limite, perché da molti giorni che non abbiamo delle nevicate abbondanti, non abbiamo temperature che permettono al manto nevoso di rimanere stabile. Vediamo cosa ci riserva l'occhio del satellite. Ci mostra tanta nuvolosità sull'Europa, lo scacchiere europeo è dominato da tante perturbazioni di natura diversa. Sull'est europeo notiamo ancora la massa di aria gelida, nuvole molto compatte, grigiastre, sono più basse dove l'aria fredda è più bassa, quindi rimane vicino al suolo. Per quanto riguarda l'Atlantico, altra aria fredda di natura diversa con le nubi a forma di ciottoli sulla parte sinistra del teleschermo, scivolano verso la Francia, il Marocco e il Portogallo, portando aria fredda atlantica umida con precipitazioni, e altra nuvolosità è presente sull'Europa del Nord, ma qui è in formazione una potente alta pressione che praticamente caratterizzerà il tempo per i prossimi giorni. Lo vedremo poi alla fine con una cartina prevista dal modello tedesco. Vediamo invece l'Italia con l'ingrandimento. Notiamo una perturbazione che sta diciamo, lasciando libere le due isole maggiori, dove però ancora vedete sulla Sardegna molta nuvolosità sulla parte orientale. Poi ci sta la parte tirrenica dalla Toscana alla Basilicata, praticamente senza nuvolosità intensa. Altra nuvolosità invece che viene dalla Calabria, risale dallo Ionio verso la Basilicata. Altra nuvolosità che interessa le zone adriatiche. E in queste ore ancora avremo fenomeni su queste zone, con interessamento anche del nord Italia, dove lì un po' di neve ci sarà anche a quote basse. Andiamo a vedere però la nostra regione, quello che più ci interessa da vicino, e notiamo che per oggi, a causa della nuvolosità che risale dalla Calabria, quindi da sud-est verso nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità. Già è presente una nuvolosità piuttosto diffusa con precipitazioni, ma andranno intensificandosi nelle prossime ore queste precipitazioni, soprattutto sulla fascia ionica, quella più vicina al centro d'azione della depressione che si trova su latitudini piuttosto basse, e un po' di pioggia, diciamo, arriverà. Continuerà a cadere tra il pomeriggio e la sera sulla nostra regione, meno interessate, come vedevamo dalle schiarite, la zona tirrenica, in un contesto comunque volto al miglioramento nelle ore notturne. Infatti, vediamo la giornata di domani come si presenta. Avremo, come dicevo, un miglioramento, la depressione tende a scivolare verso est, la perturbazione abbandona gradualmente la nostra penisola, e quindi i risultati sono di un tempo in netto miglioramento, anche se avremo ancora della nuvolosità, un po' inizialmente in mattutina questa nuvolosità, perché ancora avremo della instabilità residua, e probabilmente nel pomeriggio non esclusa qualche breve piovigine, brevi piovaschi nelle zone interne della regione, ma nulla di che, insomma, non avremo precipitazioni significative, però non le possiamo escludere. Schiarite invece più ampie lungo le coste, la zona nord anche della provincia di Matera. Vediamo una ventilazione che risente di questa circolazione a basse latitudini, quindi richiama aria da est-sud-est. Domani la rotazione delle correnti verso un leggero nord-est sulla parte meridionale della regione, e invece ancora un sud-est sulla parte nord, ma vedete una tacca solamente sui vettori, sulle frecce, che indicano deboli venti, non ci saranno venti forti o sostenuti. Il mare invece ancora è molto mosso, lo Ionio, perché nei giorni scorsi questa depressione ha smosso proprio il mare anche a largo, però il Motondoso nel corso della giornata di domani sarà verso un mare mosso, mentre rimane un poco mosso il Tirreno riparato dalle montagne, quindi vedete i venti vengono da est, il Tirreno viene riparato dalla catena appenninica. Le temperature, le minime rimangono su valori piuttosto miti, 4 gradi a Potenza e 6 gradi a Matera, sono 3 gradi sopra le medie su tutte e due città. Per quanto riguarda le massime, anche qui valori miti intorno ai 10-11 gradi a Potenza, intorno ai 13 gradi su Matera. Andiamo a vedere la domenica, dicevo, ulteriore aumento della pressione, quindi il tempo tende a migliorare, non avremo più addensamenti compatti nuvolosi, un cielo piuttosto sereno, poco nuvoloso.
lo vediamo anche dalla grafica, che ci aiuta con la grafica a vedere una situazione meteorologica ideale per la giornata di domenica: sole sulle zone interne, qualche nube poco significativa, invece sulle coste, nella zona nord, qualche addensamento maggiore, ma ripeto, la giornata sarà davvero bella con una ventilazione debole. Vediamo anche la ventilazione per la domenica, vedete ancora una componente orientale, i venti cominciano a orientarsi tutti da est-nord-est, rimangono di debole intensità. E i mari, vedete, vanno scemando, il moto ondoso anche dello Ionio diventa praticamente nullo, avremo mari poco mossi, tendenti addirittura a quasi calmi. Le temperature però col cielo sereno e col vento debole tendono a scendere sensibilmente durante la notte, soprattutto nelle vallate interne avremo estese gelate perché avremo brinate dovute al cielo sereno, meno 1 a Potenza, 2 gradi a Matera, però vedete le massime comunque si mantengono su valori piuttosto miti, 11-12 a Potenza, sui 13-14 gradi a Matera, sono valori di fine marzo, inutile dirlo, il freddo, come dicevo, per il momento è assente, lo sarà anche nei prossimi giorni. Vediamo la tendenza per lunedì, una tendenza che vede ancora una volta poca nuvolosità, una nuvolosità molto così regolare, un pochino di più nella seconda parte della giornata, quando arriveranno un po' di spifferi freschi da nord-est, ma nulla di più, insomma il tempo non dovrebbe peggiorare, qualcosina forse martedì, un breve passaggio nuvoloso da nord, ma nulla di più. Vediamo invece, con l'aiuto della grafica, vediamo, questa è una cartina del modello praticamente tedesco che ci mostra la presenza di una forte alta pressione in espansione nei prossimi giorni, il modello DWD della Germania che pone proprio fa notare l'assenza di perturbazioni importanti sull'Italia, su gran parte dell'Europa. C'è una saccatura depressionale al nord della Russia, lì ci saranno forti nevicate nella zona di Mosca, mentre altra nuvolosità di altra natura sarà presente sulla penisola iberica, vedete il Mediterraneo occidentale, ma questa perturbazione non riuscirà a fare molta strada perché c'è questa alta pressione che sarà molto forte, vedete estesa praticamente dal Mar Nero, prende tutta l'Europa dell'Est, Europa centrale, Scandinavia, addirittura fino all'Islanda, quindi è la sua conformazione da sud-est verso nord-ovest. Riduce qualsiasi possibilità di aria fredda, che l'aria fredda possa arrivare sul bacino centrale del Mediterraneo. Un'ultima cartina del modello GFS, Global Forecast System americano, ci mostra per mercoledì proprio il cuore dell'alta pressione. Questa siamo una cartina che parla dei geopotenziali, dove vedete il colore giallo tendente all'arancione, al rosso, questo colore denota la presenza di geopotenziali piuttosto alti, sono alte pressioni a cuore caldo praticamente, si posizioneranno questa alta pressione sul centro dell'Europa e da qui, vedete, ingloberà praticamente quasi tutto il continente europeo. Le perturbazioni scorrono o a sinistra, quindi verso il versante atlantico dell'Europa, Irlanda e Inghilterra del Nord, parte della Scandinavia settentrionale, oppure nell'estrema Russia, sulla parte destra del teleschermo, come vedete. Una figura di alta pressione che non ha nessuna voglia di cedere alle perturbazioni atlantiche e quando ci sono queste situazioni molto difficilmente il tempo cambia. Quindi è probabile che per tutta la settimana prossima, a parte, come dicevo, martedì una debole influenza di aria più fresca e qualche piovigine, per il resto probabilmente avremo una settimana all'insegna del bel tempo con temperature miti, fredde di notte sicuramente col cielo sereno, ma di giorno i valori supereranno abbondantemente i 10 gradi su gran parte della regione. Per oggi è tutto e arrivederci sulla Nuova TV.